Buongiorno a tutti, ma paesani. Finalmente è cominciato la caccia al politico. Ricordatevi queste parole, la caccia al politico, al delinquente dell'Italia. Meno male che c'è questo movimento, perché a lungo ne avessero picchiato magari da reto, perché non c'è un nero a arrivare più. È inutile che vi scandate che ancora state e preferì, ma state siti contro i vostri figli, perché se tutti chiamassero a dire ognuna la vostra cosa, il politico italiano scomparisce. A me ci sei tu che lo alimenti col tuo sangue, i soldi che c'è da rattia, o i tuoi figli si mangia io dalla tua facciata, se l'ha portato tutto per pari, ha saccheggiato l'Italia. Allora, e se picchia i vecchi figli, i vecchi carusi che ci sono dall'autostati, e se aiuta a cattare i proprietari dall'autostati, chiedo soldi, e a Dio ti dona la limosina, ti fa girare la chiesa, o pacca la pasta, o pane, per l'amore di cambiare la famiglia, e poi ammazza tua moglie, ammazza i tuoi figli, e chi stia il risultato dell'Italia. Hanno fatto una catena di sasizza, della delinquenza, dal capo di Stato all'ultimo stronzo che ci arramacca. E non mi dicite che non è la verità. E grazie a sto movimento, se le cose un pochettino cambieranno, se le tue coscienze saranno da padre di famiglia e dici io voglio cambiare, perché ormai più non c'è niente di più. C'è sulla corda per fugarti. E se non ti fugo quando ti fugo un anno. Grazie, arrivederci. Come avete detto, come avete visto, non stavo scherzando quando doveva parlare un guerriero. Ha parlato il guerriero. Era un altro guerriero, Gaetano. Buongiorno a tutti, Gaetano Nicolosi, cittadino di Ramacca e attivista 5 Stelle. Innanzitutto vorrei fare un ringraziamento ai meetup di Catania che sono venuti, Gran Michele, qualcuno di Raddusa, il meetup di Palagonia, che sono venuti qui a darci il loro sostegno, no? A darci la loro voce, la loro parola. Io prima di parlare di un argomento un po' scottante, qualche giorno fa abbiamo fatto una riunione, durante l'assemblea abbiamo invitato un giornalista che ci ha un po', come dire, raccontato nel dettaglio quello che rappresenta il CARA di Mineo, perché tutti conosciamo il CARA di Mineo, ne ha parlato domenica scorsa con due parole anche il consigliere Gulizia, dicendo delle cose sane, attenzione, ha detto delle cose ovvie e sane. Ma prima di approfondire il tema sul CARA vorrei fare una piccola riflessione. L'altra volta, durante il nostro incontro pubblico sempre con i portavoci, io ho fatto un piccolo intervento dove esortavo la cittadinanza e le persone che oggi come oggi sono, come dire, tartassate dalla cattiva informazione. Ho chiesto a loro di informarsi, se avevano qualche dubbio, di fermarmi anche per strada, gli altri attivisti. E noi possiamo spiegare quello che magari loro non capiscono, quello che magari viene occultato dall'informazione, dai media. Allora racconto qualche episodio. Questi giorni sono stati un po' particolari per me, perché mi capita molto spesso, sia da parte degli amici, anche i parenti, i conoscenti, ma anche per strada, di parlare, no? Discutere di politica, discutere di senso civico delle cose. Ma quello che mi viene detto è sempre, racconto un piccolo episodio, ma guarda, sai, ho letto sta cosa, è così, è sul giornale, ah sì, l'ho letto anch'io, però zitto, non lo devi dire a nessuno. Ma come, se è un fatto pubblico, perché non devo dirlo a nessuno? Perché non si può dire, muto. Poi capitava che qualcuno magari attraverso qualche tipo di discussione, io magari un po' mi agitassi un po', no? Io voglio spiegare innanzitutto una cosa, è il mio carattere, è il mio modo di vivere, mettere passione nelle cose, quindi magari la mia agitazione scaturisce da questo. Però dopo la prima volta, la seconda, la terza, in cui mi si dice che, testuali parole, io ho qualche problema perché soffro troppo di ansia, no? Sono troppo incazzato, quindi a che cosa sono giunto io? No? Sono giunto a una riflessione personale. La riflessione era,
ma se tutta sta gente mi dice che io devo stare calmo, che devo stare più tranquillo, che non mi devo arrabbiare, magari è colpa mia, magari ho qualcosa io che non fa, no? Ma riflettendo bene ho pensato una cosa e lo voglio dire a tutti voi stasera o stamattina qui in piazza, lo dico non alle persone vicine, lo dico a quelle lontane. Il problema, cari miei signori, non sono io che mi incazzo, il problema è perché voi non vi incazzate, perché voi non vi arrabbiate, perché non lo vedete quello che succede, lo devo dire io. Quindi il problema non è mio. Ora parliamo di Europa, siamo qui per questo oggi, no? Che Europa abbiamo? C'è una politica comune? Non mi risulta. Ci sono dei diritti comuni? Non mi risulta neanche questo. Quindi che politica europea abbiamo? Una politica di sfruttamento. Noi paghiamo, qui qualche dato, scusate. Per meglio dire, lo Stato italiano spende circa 800 miliardi l'anno di euro. Di questi 100 vengono indirizzati agli interessi sul debito pubblico. Nel 2013, ad esempio, l'aumento del debito pubblico su base annua è stato di 89 miliardi di euro. Ora, capiamo una cosa. Innanzitutto puntualizziamo il fatto che questo debito è immorale, l'abbiamo già spiegato altre volte. Ma, in parole povere, cos'è che accade? Il popolo italiano sta morendo per che cosa? Per pagare gli usurai, perché è usura. Questa è usura, il debito pubblico è usura, non è nient'altro. Ecco, io volevo collegarmi appunto al discorso sul CARA di Mineo, perché è una situazione un po' particolare, l'abbiamo definita, come dicevo prima l'altra volta durante la nostra assemblea, una patata bollente. Perché una patata bollente? Perché tutti i politici, destra, sinistra, centro, c'è la stessa cosa. Poco fa al bar mi rimproveravano il fatto, parlavano, sentivo dire la destra, la sinistra. Ma c'è ancora gente che litiga a destra e a sinistra. Sono tutti complici, sono seduti tutti insieme. Non c'è distinzione più. Quando io devo sentir parlare una deputata del PD, la signora Picerno, che dice che con 80 euro l'italiano si fa la spesa per 2 settimane e va a cena fuori 2 volte al mese, ma stiamo scherzando? Devo dire allora che mangia i bambini davvero? Cioè, per saziarsi subito vuol dire che si mantiene di bambini, non la capisco sta cosa, come fa a fare questa spesa. Ma torniamo al discorso sul CARA di Mineo. Qui dobbiamo, devo anticipare una cosa, innanzitutto non me ne vogliono le persone, i padri di famiglia che lavorano al CARA di Mineo, perché forse per me, quanto ce ne lavorano del nostro comune? 150, ne vorrei 2000 là dentro. Il problema non è le persone che lavorano lì, il problema è le condizioni, il problema è il sistema politico come gestisce questa cosa. Il CARA di Mineo viene sbandierato a destra e a manca come se fosse un centro per l'integrazione degli immigrati. È tutt'altro, perché all'interno del CARA di Mineo, a lungo andare, col tempo, si sono create innanzitutto delle subeconomie a nero, quindi illegali. Abbiamo avuto casi di prostituzione, ed è vero che ci sono stati. Abbiamo avuto anche un suicidio il dicembre scorso, si è un po' occultata sta cosa, ma c'è stato un suicidio. Poi ci sono anche un altro aspetto molto importante, il caso igienico-sanitario. Noi dobbiamo capire una cosa, il CARA è vero che rappresenta un centro per appunto l'accoglienza di queste povere persone che scappano dalla guerra, che scappano da paesi in cui si muore di fame, che stanno peggio di noi, però noi non possiamo sbandierare il fatto che noi facciamo integrazione, noi facciamo aiuti umanitari. Questi sono aiuti umanitari, è vero che con l'operazione Mare Nostrum andiamo a raccogliere queste povere persone dal mare, per carità, questo ci fa onore, è una cosa bellissima, no? Ma che senso ha spendere 200, 300 mila euro al giorno nelle fasi estive in cui c'è un flusso maggiore per poi prendere queste persone e abbandonarle a se stesse in un limbo? Ora io mi ricordo una cosa, ero bambino negli anni 80, ero molto piccolo, ma mi ricordo che i muri erano stati già buttati a terra e penso che ve lo ricordate tutti. I muri sono stati buttati a terra, li abbiamo distrutti e qui abbiamo creato un altro. Vero che queste persone, molti mi dicono, hanno la libertà di uscire quando vogliono, non succedono a mangiare, vero, vero che... E
tutto un altro punto. Che senso ha spendere? E il mio non è una forma di razzismo, il mio è logica. Che senso ha spendere 1.000 euro al mese per ogni extracomunitario, per ogni clandestino, quando gli italiani moriamo di fame? Allora attrezziamo le strutture adeguate, mettiamole in condizione di lavorare bene, cambiamo il trattato di Dublino. Perché dobbiamo noi salvare queste persone? Ed è giusto farlo, è un nostro dovere. Ma perché poi dobbiamo essere costretti a rinchiuderli in quegli spazi, tra quelle mura, tra quella rete? Perché? All'interno del CARA ci sono 4.600 persone e dall'altro lato abbiamo un centinaio di militari. Ecco, abbiamo visto le rivolte l'anno passato, no? Le rivolte sulla Catania-Gela, tutti ce le ricordiamo, persone che non potevano andare al lavoro, ci sono stati diversi disagi, scontri con le forze armate, cioè, ma vero che tutto questo è sbagliato, ma mettetevi nei loro panni, se vi prendono e vi rinchiudono in un limbo in cui non potete né uscire né entrare, sono lì. Non hanno cittadinanza italiana, non hanno cittadinanza europea, cosa ancora più grave. Che senso ha tutto questo? Non ha senso. Ora, si sono presentati all'interno del CARA, prima di passare la parola a una persona veramente speciale, un grande giornalista che ho avuto l'onore di conoscere qualche giorno fa, durante appunto questa famosa assemblea. Ci sono dei punti importanti riguardo al CARA di Mineo. Innanzitutto il fenomeno del caporalato, che è un fenomeno molto antico, no? Non è che di ora, fenomeno vecchio, ma che sicuramente si è accentuato e cresciuto quando? È cresciuto con l'avvento di tutti questi immigrati sul nostro territorio. Sfruttamento della manodopera. Queste persone vengono caricate a massa nei camion, nelle macchine, con una paga di 5-10 euro al giorno. E questo è sull'aiuto umanitario che facciamo, questo è sfruttamento. E innanzitutto tolgono anche, come dire, lavoro ai braccianti nostri, del nostro territorio. E non ci lamentiamo se poi ci sono i saccheggi nei giardini, se ci sono i saccheggi nelle strade. Ma siamo noi che li stiamo spingendo verso questo odio, verso di noi. Non è innato, non è innato. Un altro punto fondamentale, prima di passare la parola appunto a Leone 25, è il discorso appunto igienico-sanitario. Ci sono state delle ispezioni all'interno del CARA, l'ultima del 13 aprile, vero che ci sono le ispezioni, ma è anche che un incomunicato, il Ministero dell'Interno, dice: quanto emerso dall'ispezione a sorpresa dello scorso 13 aprile evidenzia una negligenza molto grave sul piano penale ai gestori. Ma tutti sappiamo il CARA di Mineo perché è stato fatto, no? È l'ennesimo strumento di controllo, è l'ennesimo strumento di controllo della politica, lo sappiamo tutti, però nessuno ne parla, perché giustamente dobbiamo far lavorare i nostri concittadini, che è giusto. Ora io chiudo qui il discorso e voglio ricordare un amico che oggi in questo preciso istante non c'è, perché sta poco bene, anzi lo saluto. Ciao Marco, riprenditi presto, so che è in contatto con noi attraverso cellulare, per questo lo saluto. Lui ha fatto una battuta, che non è una battuta così tanto per dire, è una battuta molto seria. Cioè, è come dire che noi ci auguriamo che la gente muoia quando così perché ne vogliono. È lo stesso discorso. Ora, io qui chiudo, vi ringrazio tutti e vi saluto tutti. Passo la parola a Leone 25.